Wow! Buster è diventato un missile e sta per andare nello spazio! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Guarda Buster come va! Benissimo! Ce l'hai fatta, Buster! Sei nello spazio! Che bel posto! Penso che Buster voglia esplorare lo spazio. Guarda là! È un pianeta rosso! Andiamo a vederlo da vicino. Ehi, ciao, omino dello spazio! Scommetto che l'alieno non ha mai visto un bus prima d'ora. E ora dove vai, Buster? Oh, un pianeta giallo! È davvero bello con quel grande anello intorno! Ehi, guarda! Buster vuole fare un giro sull'anello! Vediamo quanto veloce riesce ad andare! Wow! È stato divertente! Cosa hai visto ora, Buster? È un pianeta viola! È gigante! Wow! Buster gira intorno ai pianeti, intorno al pianeta viola, al pianeta giallo e al pianeta rosso. Ma aspetta! Oh no, un pianeta azzurro! Buster sta andando troppo veloce, penso che gli andrà addosso. Oh, grazie al cielo, era solo un sogno. È tutto ok, Buster. Guarda, Scout sta usando il suo telescopio per guardare il cielo notturno. Dai un'occhiata, Buster. C'è il pianeta viola, il pianeta giallo e il pianeta rosso. Ciao, omino dello spazio! Oggi al parco c'è molto vento. Buster e Papà Bus sono venuti a passare una divertente giornata all'aperto. Papà Bus ha una sorpresa per Buster. Cosa sarà? Oh, guarda, è un aquilone! Buster si prepara a farlo volare. Papà Bus lo spinge in aria! Wow! Vola davvero in alto! Bravo, Buster! Guarda! È Monty la mongolfiera! Oh no! Una forte folata di vento ha portato via l'aquilone! È rimasto attaccato a Monty! Ma lui non se n'è accorto! Non preoccuparti, Buster! Papà ha un piano! Ops! Attento, Papà Bus! Wow! Grande colpo di testa! Vai, Buster! Bandito e Ash sembrano molto confusi. Dove stanno andando? Buster cerca di richiamare Monty, ma non presta attenzione a dove sta andando! Attento! Oh no! Buster è finito dritto in una pozzanghera fangosa! È rimasto bloccato nel fango! Papà lo tira fuori! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Oh oh! Un albero è caduto nel mezzo della strada! Ma questo non li fermerà! Papà Bus vola saltando il tronco! E Buster ci scivola sotto! Wow! È stato fantastico! Presto, c'è Monty! Sembra che Papà Bus abbia un'idea! C'è un enorme mucchio di fango e ci stanno correndo in mezzo! Cosa stanno facendo? Hanno disegnato l'immagine di un aquilone nel fango e Monty ha finalmente notato che l'aquilone è avvolto intorno a lui. Ops! Buster si riprende il suo aquilone. Grazie, Monty. Buster può riprovare a pilotarlo. Tienilo stretto, Buster. Fiu, ci è mancato un pelo. Buster è davvero entusiasta di andare a giocare con la sua migliore amica Scout. Con cosa giocheranno oggi? Oh, il nonno ha un'auto radiocomandata! Buster la guiderà per primo! Brum brum! Guarda come va! Ora vuole provarci Scout! Ma Buster vuole continuare a giocare! Scout non pensa che sia giusto. Tocca a lei.
Oh cielo, ora stanno litigando per il radiocomando. Entrambi vogliono controllare la macchinina. Oh no, l'auto si è schiantata e si è rotta. Ora non può giocarci più nessuno. Buster e Scout sono arrabbiati l'uno con l'altra. Non vogliono più giocare insieme. È triste quando gli amici litigano. Ma aspetta, penso che il nonno abbia un'idea. Dà il radiocomando a Scout e la macchinina a Buster. Dovranno lavorare insieme per aggiustare il gioco. Ah, hanno fatto pace. Gli amici si perdonano sempre. Ecco, ora possono controllare l'auto insieme. È una luminosa giornata di sole e Buster vuole giocare fuori. Ma cosa c'è qui? Ha lasciato i suoi giocattoli sul pavimento. Buster sa che dovrebbe metterli a posto, ma ha troppa voglia di andare a giocare. Wow! Buster sta raccogliendo tutti i giocattoli molto velocemente, ma non molto bene. Oh cielo, ha rovesciato il bicchiere! E passando il pavimento ha lasciato acqua ovunque. Poco dopo Buster è fuori a giocare. Cos'è successo? La mamma è scivolata sull'acqua! Oh cielo! La stanza è ancora molto disordinata. Buster si sente in colpa per non aver pulito bene, ma può migliorare le cose. Deve solo pulire adeguatamente e prendersi il tempo per farlo bene. Mamma e Buster possono farlo insieme, come se fosse un gioco. Le faccende domestiche sono più facili da fare se le rendi divertenti e sono molto più veloci se si lavora insieme. Ecco, Buster sta anche ripulendo la bevanda che ha rovesciato. Perfetto! La stanza è finalmente in ordine! Adesso Buster e la mamma possono andare a giocare a palla insieme! Urrà! La scuola è quasi finita! Ed è ora che Scout restituisca il fiore di cui si è presa cura! A chi tocca adesso portarlo a casa per prendersene cura? Evviva! È il turno di Buster! Buster guida molto piano. Vuole assicurarsi di tenere il fiore al sicuro. È ora di salutare Scout e Ash. Wow! Attento, Buster! Ci è mancato poco! Buster è così felice di prendersi cura del fiore che gli ha fatto un ritratto. L'ha anche portato a cena! Non penso che mangi le carote, Buster. Gli serve dell'acqua per crescere forte e robusto. Ma adesso è ora di andare a letto. Buonanotte, fiore! La mattina dopo, Buster è super entusiasta per la scuola. Fai attenzione, Buster! Non vorrai far cadere il fiore! Oh no! Il fiore è andato in pezzi! Ma cosa sta facendo, Buster? Lo sta nascondendo perché ha paura di finire nei guai. Buster sta facendo finta di essere malato. Ma non ha la febbre. Oh, la mamma ha capito. Buster non vuole andare a scuola con il fiore rotto. Pensa di aver deluso tutti.
la mamma sa cosa fare. Metteranno il fiore in un vaso nuovo di zecca. È anche meglio di prima. Ecco, come nuovo. Buster riporta il fiore in classe. Tutti sono entusiasti del nuovo vaso. Ottimo lavoro, Buster. Adesso tocca ad Ash occuparsene. Evviva! Ash è andato a casa di Buster per giocare con lui. Sono entusiasti all'idea di fare dei giochi da tavolo. Il gioco di oggi è scale e serpenti. Che emozione! E Ash inizia per primo. Cinque, due, fa sette. Quindi Ash muove il suo segnalino di sette caselle. Adesso è il turno di Buster. 8 e si muove sul tabellone. Adesso tocca di nuovo ad Ash. Oh wow! Bel lancio! Sale su una scala. Adesso Buster. 5. Oh cielo! È retrocesso fino alla coda del serpente. A Buster non sta andando molto bene. Ops! Ha fatto cadere il segnalino. Cosa succede? È il nonno con tanti altri giocattoli con cui giocare. Ma gli sono caduti tutti. Ash lo aiuta a raccoglierli. Nessuno sta guardando Buster. Oh no! Ha spostato il suo segnalino. Questo è barare. Oh no! L'ha spostato sul traguardo, come se avesse vinto la partita. Ash è tornato. Sembra che il gioco sia finito. Buster ha vinto. Ash non capisce come sia successo, ma è felice per il suo amico. È strano. Buster dovrebbe essere felice di aver vinto, ma non si sente bene. Per niente. Buster ha imbrogliato. Non ha vinto in modo corretto, quindi non si sente a posto. Ma il nonno sa che l'importante non è vincere, ma divertirsi con il gioco. È il turno di Ash. Ash lancia i dadi. Wow! A momenti finiva sul serpente. Buster retrocede un'altra volta. Ci siamo! Ash ha vinto seguendo le regole. Ma Buster è felice per il suo amico. Si sono divertiti tantissimo a giocare insieme. Buster, Scout, Bandito e Ash stanno facendo una gara. Buster e Bandito sono testa a testa. Ma Scout li sorpassa. Whoosh! Ha vinto Scout! Ottimo lavoro, Scout! È davvero super veloce! Che cos'è quel rumore? Un tuono! È in arrivo una tempesta! Devono mettersi al riparo o si bagneranno! Wow! Ash si è sporcato di fango scivolando su quella pozzanghera! Aspetta un attimo! A Buster è venuta un'idea! Whoosh! Scivolare sulle pozzanghere fangose è molto divertente! Potrebbero fare un gioco! Vediamo chi riesce a scivolare più lontano! Che bella idea! Bandito inizia per primo! Swish! È arrivato fin laggiù! Ma Scout pensa di poter fare di meglio! Vroom! Wow! Scout è andata più lontano di Bandito! Adesso è il turno di Ash! È così piccolo che gira su se stesso. È stordito, ma è andato lontanissimo. Infine tocca a Buster. Whoosh! Oh oh, sta andando fuori controllo. Ops, Buster ha spruzzato la mamma di fango. Sembra che sia ora che tutti i piccoli veicoli tornino a casa. Arrivano velocemente a casa di Buster, ma... aspetta! Non possono entrare finché non saranno puliti! La mamma userà la canna per lavare via tutto il fango! Splish! Splash! Fatto! Ora tutti e quattro sono di nuovo puliti! La gara di slittamento è stata proprio divertente! Buster e i suoi amici sembrano elettrizzati! Cosa sta succedendo? Oh wow! La mamma ha organizzato una caccia alle uova di Pasqua! Cosa c'è? Penso che Scout sia davvero entusiasta all'idea di mangiare del buonissimo cioccolato! Pronti? E... via! E tutti vanno a cercare le uova di Pasqua!
Ops, cercate di non scontrarvi. Wow, Ash ha trovato un uovo sull'albero. Torna di corsa a metterlo nel cestino, in modo da poterlo condividere con gli altri più tardi. Bel lavoro, Ash. Oh, penso che Buster abbia visto un uovo. Aspetta, questa è solo la carta. Dov'è finito l'uovo di cioccolato? Buster è deluso. Ma guarda, c'è un altro uovo vicino al cespuglio. Anche qui c'è solo l'incarto. Qualcuno si è preso il cioccolato. Che strano. Oh cielo, Ash è preoccupato. Non hanno trovato abbastanza uova per tutti. Ma non importa, devono solo continuare a cercare. Questo cos'è? Un altro incarto vuoto. C'è Bandito. Lui è perfido. Forse è stato lui a rubare la cioccolata. Prende delle uova. Ma guarda, le mette nel cestino. Non è Bandito a rubarle. Guarda, c'è Scout. Lei saprà cosa fare. Ma aspetta, c'è della cioccolata intorno alla bocca di Scout. È stata lei a rubare tutte le uova. Guarda, Scout ha nascosto tutte le uova che ha trovato dietro quel cespuglio. Il cioccolato le piace così tanto che lo voleva tutto per sé. Ma è molto dispiaciuta. Sa che la cosa giusta da fare è condividere. Buster la perdona. Ma è meglio toglierle il cioccolato dalla faccia. Ecco, ora Scout mette tutte le uova che ha trovato nel cestino. E la mamma può dividerle equamente. Ash, Bandito, Buster, Scout. Ciao, Buster. Cosa c'è su quel cartellone? Un camion dei pompieri. È sicuramente molto eccitante, vero? Guarda, è Ashley, il camion dei pompieri. Penso che Buster voglia unirsi ai vigili del fuoco. Forza, Buster. Devi prepararti per il tuo primo giorno di lavoro. Solo alcune piccole modifiche. Wow, guarda! Buster è un vero camion dei pompieri. Ha la scala, la sirena e il tubo per l'acqua. Oh oh, l'allarme! C'è un incendio in corso! Ashley deve andare a occuparsene. Tu stai qui, Buster. Ehi, è Tony il furgone! Attento alla pozzanghera! Oh no! Oh no! La scatola che è caduta ha appiccato un incendio alla caserma dei pompieri! Cosa possiamo fare? Presto, Buster, il camion dei pompieri! Spegni quell'incendio! Oh oh! Il fuoco si è diffuso fino al tetto! Continua a sparare acqua, Buster! Urrà! Robin è venuto ad aiutarci! Ed è tornata anche Ashley! Potete farcela se lavorate insieme! Due camion dei pompieri sono meglio di uno! Fiu! Finalmente il fuoco si è spento! Bel lavoro, Buster e Ashley! Guarda, è di nuovo quel cartellone! Aspetta un attimo! Ora c'è Buster sul cartellone! Wow! Sei un vero eroe, Buster! Sembri proprio di buon umore oggi, Buster! Cosa hai visto? Oh, wow! Una gattina! È adorabile! Attento, Buster! Tu sei molto grande e la gattina è molto piccola! Oh, cielo! Mi sa che l'hai spaventata, Buster! Chissà dove sta andando! Buster, sei troppo grande per passare sotto al recinto. Dovrai fare il giro. Dov'è andata la gattina? Oh oh! È rimasta bloccata sull'albero. Devi salvarla, Buster. Un trampolino? Buona idea! Sarà un morbido atterraggio per la gattina. Rimbalzo! Oh no, la gattina è rimbalzata di nuovo sull'albero. Proviamo con qualcos'altro. Un retino? Ottima idea, Buster.
Attento, piano, piano. Oh, guarda! Un'ape! Stai fermo, Buster. Non penso voglia farti male, ma... Oh, cielo, il retino si è rotto. Siamo punto e a capo. Aspetta, credo che Buster abbia un'altra idea. Ma certo, Buster ha portato Ashley il camion dei pompieri. Lei riuscirà a raggiungere il gattino con la sua lunga scala. Eccoci, ora la gattina sarà in salvo. Oh no, mi sa che la gattina è troppo spaventata per scendere dalla scala. Chissà cosa ha in mente Buster. Oh sì, il gomitolo della gattina scenderà per giocarci. Guarda com'è felice la gattina. Ed eccola che scende dalla scala. Eccola qui, sana e salva. Ottimo lavoro, Buster. Buster si sta divertendo un sacco a suonare la sua batteria. Ops, gli è scappata una bacchetta. Sta rotolando verso mamma. Cosa sta facendo la mamma? Oh, sta ripulendo tutti i vecchi giocattoli di Buster. Quelli che non usa più. Guarda, il piccolo tamburo di Buster. Se lo ricorda. La mamma lo mette nella raccolta differenziata. Ma Buster non vuole. La mamma non capisce. Buster adesso ha una batteria più bella e più grande. Ma Buster vuole tenere il suo piccolo tamburo. Non vuole che venga buttato. Ecco Scout con il suo tamburello. È venuta a suonare. Evviva! È ora di fare musica! Buster e Scout sono pronti per suonare. Ed ecco anche Ash! È venuto ad ascoltarli! Adesso Buster e Scout hanno un pubblico. Sono pronti a scatenarsi. 1, 2, 3, 4! Che bello! Buster e Scout tengono il ritmo. Bel lavoro, ragazzi! Scout scuote il tamburello. Buster suona la batteria. Oh, sta cercando di suonare il suo piccolo tamburo allo stesso tempo. Così non va molto bene. Sta cercando di fare troppe cose in una volta. Che casino! Ups! Ah, oh, Ash vuole partecipare, ma non ha uno strumento. E Buster ne ha uno in più. Cosa farà? Ah, Buster dà il suo piccolo tamburello ad Ash per farglielo suonare. Adesso anche Ash può suonare e possono divertirsi tutti e tre. Pronti? 1, 2, 3, 4! Ci siamo! È anche meglio di prima! E alla fine della giornata Ash restituisce il tamburo. Ma a Buster non serve un secondo tamburo. Vuole che lo tenga Ash. Ash è davvero felice. Buster è stato proprio gentile. Buster e papà Bus stanno trascorrendo la giornata al parco. Oh oh, attento papà! Giocheranno insieme a calcio. È il momento del calcio d'inizio. Buster passa la palla e... Oh oh, sembra che papà non abbia capito bene come si fa. Ma Buster gli mostra come si fa. Ora dei calci di rigore. Buster tira e segna! Oh no! Papà Bus, stai bene? Sta bene. Ora tocca a Buster stare in porta. Papà sembra determinato. Ups! La palla è volata in alto! In aria! Oh, guarda! Ci sono Ash e sua mamma! I camion dei pompieri! Buster li invita a unirsi al gioco! Ottima idea, Buster! Autobus contro camion dei pompieri! Andiamo! Buster prende la palla! Ash si tuffa di fronte! La mamma tira in porta e... Fuori! Ups! Penso che Buster abbia un'altra idea! Chissà cosa ha in mente! Ash e Buster faranno squadra insieme! Adesso i bambini giocheranno contro i genitori! Chi vincerà? Inizia Ash! Papà prende la palla, ma Ash lo placca! Passa a Buster e Buster fa gol! E vai Buster! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi!
Sono entrambi molto stanchi. Papà accompagna Buster a casa dopo la fantastica giornata. Oh, guarda! C'è mamma Bus! Buster saluta papà Bus. Ma aspetta! Buster dà al papà il pallone da calcio. Deve fare un'altra giornata di scuola emozionante per Buster e i suoi amici. Oggi faranno i biglietti per la festa della mamma. Guarda, l'insegnante gli sta mostrando come si fa. Si prende il foglio e lo si piega a metà. Bravo, Buster! Ma cosa sta combinando, bandito? Wow, guarda quante decorazioni! Usiamole! Oh, bandito! Ha trasformato il suo biglietto in un aeroplanino di carta e l'ha fatto volare. Buster inizia con la colla. Ups, la colla gli è caduta sulla ruota. E ora ci sono brillantini ovunque. Oh, cielo! La colla non si stacca! Cosa può usare Buster per rimuovere la colla? Ah, un cucchiaio! No, non ha funzionato. Oh, oh. E ora il cucchiaio è attaccato all'altra ruota! Buster chiede aiuto a Scout. Scout cerca di togliere la bottiglietta di colla. No, non funziona nemmeno così! Oh no! Ora anche Scout è bloccata! Attenta, Scout! Oh cielo, non sta andando secondo i piani! Bandito trova tutto molto divertente! E il povero insegnante è così distratto dall'aereo di Bandito che non vede cosa sta succedendo. Ups, hanno rovesciato l'acqua di Ash! Ma aspetta, l'acqua ha staccato il cucchiaio! Basterà un'idea! Ash usa la sua manichetta per rimuovere la colla. Evviva, ha funzionato! Oh cielo, che casino! Mamma Bus è venuta a portare Buster a casa. E guarda, Buster le sta regalando il biglietto speciale per la festa della mamma. Lei lo adora. Buona festa della mamma, mamma Bus. Oh oh, Buster e il nonno stanno andando a fare la spesa al supermercato. Ecco la lista della spesa. Carote, mais e un nuovo pallone da calcio. Buster non vede l'ora di prendere il nuovo pallone da calcio. Ma il nonno gli ricorda che prima devono prendere tutto il resto della lista, a cominciare dalle carote. Buster corre avanti! Ma è vero? Il nonno è molto lento. Buster ha preso una banana, non una carota. Ha fatto tutto di fretta e non ha prestato attenzione. Eccole! Bel lavoro, Buster! Ora il mais. L'ha trovato! Ops! Attento, Buster! I barattoli potrebbero cadere! Fiu! Bel salvataggio, nonno! E adesso... sì! Il pallone da calcio! Buster va avanti a cercare il pallone da calcio. Ma aspetta! Il nonno è rimasto indietro! Non riesce a trovarlo! Oh no! Buster e il nonno si sono persi di vista! Buster cerca e ricerca, ma non lo trova! Il povero Buster si è perso ed è preoccupato! Guarda! Sono Ash e la sua mamma! Qualcuno che Buster conosce! Meno male che li ha incontrati! Possono aiutarlo a tornare dal nonno! Finalmente! Buster è tornato sano e salvo dal nonno! Sa che non avrebbe dovuto correre così lontano! È dispiaciuto e il nonno lo perdona! Ed ecco il nuovo pallone da calcio! Urrà! Chissà cosa imparerà oggi Buster a scuola! Oh, un vulcano! Wow! Faranno un esperimento! L'insegnante gli sta mostrando cosa fare! Primo, una goccia di polvere bianca! Poi, tre gocce di colorante alimentare! Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante!
Wow, sembra un vulcano in eruzione! È fantastico! Tutti sono entusiasti! Ora faranno l'esperimento da soli! Che casino! Sembra che Bandito non l'abbia fatto nel modo giusto! Oh no! Nemmeno Scout ci è riuscita! Forse Buster! Buster ha combinato tanto casino quanto gli altri! Perché non funziona? Forse Ash ci riuscirà! Buster va a controllare! Ash sta ancora mettendo gli ingredienti! Wow! Ha funzionato! Bel lavoro, Ash! Ma come ci è riuscito, Ash? Visto che tutti gli altri hanno sbagliato! Oh, ha seguito le istruzioni sulla lavagna! Buona idea! L'insegnante è orgoglioso di Ash! Ora gli altri ci riproveranno! Ma prima controllano bene cosa devono fare! Primo, una goccia di polvere bianca! Poi, 3 gocce di colorante alimentare! Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante! Evviva! Funziona! I vulcani stanno eruttando! Non sono bellissimi? Ottimo lavoro, ragazzi! È incredibile quello che puoi fare se segui le istruzioni! L'insegnante adesso è orgoglioso di tutti! C'è Buster! Sta facendo un giro con Scout! Guarda! C'è Tony il furgone delle consegne! Sembra che Scout e Buster vogliano seguire Tony per vedere dove andrà oggi! Si stanno divertendo un sacco insieme! Che buffa Scout! Buster non sta prestando attenzione alla strada! Attento, Buster! Fiu! Per un pelo! Fa attenzione, Buster! Hai quasi tamponato Tony! Oh, guarda! C'è una buca sulla strada! E Tony sta andando dritto verso di lei! Oh no! La buca ha fatto aprire gli sportelli di Tony! Attenti, Buster e Scout! Sembra che alcuni di quei pacchi possano cadere giù! I pacchi iniziano a volare in strada! Penso che Tony non se ne sia nemmeno accorto! E sta per cadere un altro pacco! Wow, che prontezza, Buster! Ottima presa! Ne arriva un altro! Ben fatto, Scout! Ottimo lavoro! Oh no! Sii prudente, Scout! Scout ha perso il controllo ed è finita fuori strada! Il suo pacco è finito su quell'albero! Oh, guarda! Tony si deve fermare al semaforo rosso! Questo vi farà guadagnare tempo! Veloce, Buster! Non hai molto tempo per riportare i pacchi! Bella pensata, Buster! Adesso bisogna trovare il modo di rimettere i pacchi al loro posto! Sembra che Scout abbia un'idea! Bel lavoro, Scout! Puoi usare quella tavola di legno come rampa! Ci siamo! È l'occasione perfetta per rimettere a posto i pacchi! Ottimo lavoro di squadra! Ora puoi chiudere gli sportelli, Buster! Giusto in tempo prima che diventasse verde! Tony parte! Credo che non saprà mai di essere stato così vicino a perdere tutti i suoi pacchi! Bravo, Buster! Brava, Scout! Ehi, Buster! Oh! Oh no! Buster sembra davvero malato! Ciao, Scout! Penso che Scout voglia giocare! Non credo che oggi Buster si senta abbastanza bene per giocare! Buster sta davvero male! Presto, Scout! Vai a cercare aiuto! Oh, povero Buster! Andrà tutto bene! A tutti capita di ammalarsi prima o poi! Oh, guarda! Scout ha portato Amber l'ambulanza per farle dare un'occhiata a Buster! Ottima idea, Scout! Amber saprà cosa fare per far sentire meglio Buster! Pare che Amber l'ambulanza stia aiutando Buster a tornare nel suo garage! Vediamo se scoprirà cosa non va in Buster! Per iniziare, controlliamo le ruote di Buster! Oh, guarda! Questa è molto sgonfia! Bisogna gonfiarla! Ecco fatto! Così va meglio! Buster sembra già stare meglio! Oh, ma sei ancora un po' sottotono! Ah, sì! Controlliamo la temperatura di Buster con il termometro! Non sembra buona, Buster!
Ora Amber deve controllare il motore di Buster. Oh no! Buster perde olio! Ovvio che non si sente bene! Amber risolverà tutto con la chiave inglese. Va tutto bene, Buster. Faremo in fretta. Solo qualche altro giro e ci siamo. Ottimo lavoro, Amber. Buster sembra ritornato in perfetta salute. Penso che tu stia abbastanza bene per uscire a giocare, Buster. Sembra molto contento. Questo è il Buster che conosciamo e amiamo. Ora Amber può andarsene. Ciao Amber, grazie per esserti presa cura di Buster. Scout e Buster vanno a giocare. Ciao, ecco che arriva Buster il bus. Chissà dove deve andare oggi. E quello cos'è? Guarda quel cartellone, Buster. Quelle gomme sono nuove e lucenti. Forse è ora di prendere delle ruote nuove, Buster. Ecco che va. Oh, guarda, è Jessie la Jeep. Sembra abbia difficoltà con la salita. Ecco che arriva Buster. Povera Jessie. Credo che abbia bisogno di aiuto, Buster. Sembra che le sue gomme non riescano a tenere l'asfalto. Ci sei quasi, Jessie. Continua a provare. Oh, Buster, lo so che vorresti andare a prendere quelle ruote, ma la tua amica Jessie ha bisogno di aiuto. Oh, no! Jessie sta scivolando indietro. Ah, ben fatto, Buster! Sei tornato per aiutare Jessie! È molto gentile da parte tua! Oh no! Sembra che ci sia un problema con il rimorchio di Jessie! Il peso del rimorchio la sta spingendo giù troppo velocemente! Ha perso il controllo, Buster! Presto, Buster, devi aiutarla! Andrà tutto bene, Jessie! Buster non è lontano! Bel lavoro, Buster! Tieni il controllo sul rimorchio in modo che non si rovesci! Oh no! Il garage è proprio lì davanti! Non riuscirà a frenare in tempo! Bella idea, Buster! Usa i tuoi freni per far rallentare Jessie! Ci è mancato poco! Bravo, Buster! E guarda! Sono le nuove ruote per cui eri venuto! No, povera Jessie! Le sue gomme sembrano doloranti! Buster, penso che qualcuno ne abbia più bisogno di te! Esatto, Buster. Ben fatto. A Jessie servono davvero delle ruote nuove. Ti stanno benissimo, Jessie. Ora non avrai più problemi a trainare il rimorchio. E andare in salita sarà facile. Ciao, Buster. Ciao, Jessie. Wow, Buster. Guarda quel palloncino rosso. Perché non provi a prenderlo? Bel tentativo, Buster. Ma sta volando via. Oh, Buster è triste. Oh, ciao, piccolo Robin. Forse tu potresti riuscire a prendere quel palloncino rosso in fuga. E vai! Grazie, Robin! È proprio un bel palloncino, Buster! Oh, wow! C'è un altro palloncino! Questo è verde! Il veloce Robin lo prende! Evviva! Ora hai due palloncini, Buster! Accipicchia! Guarda quei palloncini colorati! Sai cosa fare, Robin? Buster! I palloncini ti stanno sollevando da terra! Robin non trova più Buster. È lassù, Robin! Buster sta volando! Va tutto bene, Buster, non avere paura! Guarda che vista da lassù! Terry non riesce a capire da dove venga il clacson. Guarda là in alto, Terry! È un uccello? È un aereo? No, è Buster il bus! Non è una cosa che si vede tutti i giorni. Oh, Buster, stai fluttuando molto in alto ora. Terry sembra così piccolo laggiù a terra. Mi sa che Buster sta iniziando a spaventarsi. Non vuoi finire nello spazio, Buster? Robin, devi aiutarlo. Ottima idea, se fai scoppiare i palloncini, Buster dovrebbe tornare giù. Oh no, Buster sta venendo giù troppo velocemente. È tutto ok, Buster, hai quasi raggiunto il suolo. Penso che manchino ancora un paio di palloncini, Robin. Ci siamo! Buster è felice di essere di nuovo a terra. Buster, credo che dovremmo lasciare il volo a Robin. Oh, dove sta andando, Robin? Un altro palloncino? Credo che Buster ne abbia avuto abbastanza di palloncini per oggi. Ciao, Buster! Ciao, Robin!
Buster il Bus è uscito a giocare! Attento a quella vernice rossa, Buster! Oh, Buster, l'hai presa in pieno! Guarda, Buster, hai disegnato delle linee rosse con le tue gomme! Credo che Buster abbia avuto un'idea! Bel lavoro! Hai disegnato un cerchio! Un cerchio è rotondo, ha la stessa forma delle tue ruote, Buster! Buster, ora che l'hai colorato all'interno, è un cerchio rosso! Oh, ciao, Scout! Vieni e unisciti al divertimento! Stiamo imparando le forme! Che forma sta disegnando, Scout? È un quadrato! Un quadrato blu! Un quadrato a quattro lati uguali! Ehi là, Digger! Digger è venuta a disegnare le forme con Buster e Scout! Che forma disegnerà, Digger? Digger non è veloce come Buster e Scout! Va bene lo stesso! Digger finirà presto! È un triangolo! Un triangolo a tre lati! Un triangolo giallo! Digger ha impiegato così tanto tempo a disegnare la sua forma che Buster e Scout si sono addormentati! Sveglia voi due! Quale altra forma potremmo fare? Un rettangolo verde! Ottimo lavoro, Buster! Una stella d'oro! È fantastica, Scout! E un adorabile cuore rosa! Digger sta disegnando un rombo! Oh, wow! Guarda tutti quei colori! È un meraviglioso rombo arcobaleno! Quante diverse forme colorate! Imparare le forme è stato molto divertente! Abbiamo fatto un quadrato, un cerchio, un triangolo, una stella, un cuore, un rettangolo e un diamante! Complimenti a tutti! Bandito il Bus sta derubando il negozio di caramelle! Fermati, ladro! E Otis, la macchina della polizia, è venuto a investigare sul caso del furto di caramelle! Bandito il Bus è andato di là, Otis! Non penso che Otis abbia visto Bandito il Bus andare via! Ottima idea, Otis! Segui la scia di caramelle! Sappiamo dove porterà! Eccolo! Fermati, ladro! Guarda, Otis, altri indizi! Continua a seguire la pista! Wow! Bandito il Bus sta perdendo un sacco di caramelle! Oh, ciao, Buster! Oh, non penso che quella caramella sia per te! Buster ama le caramelle! Oh, cielo! La scia di caramelle ha portato dritto a Buster il Bus! Otis deve pensare che Buster sia il ladro! Stai commettendo un errore, Otis! Buster è innocente! Povero Buster, cosa farai? Otis mette Buster in prigione! Oh, Buster! Oh, arriva Scout! Forse Scout può aiutare Buster a uscire di prigione! Devi aiutare Buster, Scout! Prova che è innocente! Esatto, Scout! Segui la scia di caramelle per trovare il vero ladro! Scout, il detective, è sul caso! Eccolo là! Bandito il Bus viene colto in flagrante mentre deruba il negozio di giocattoli! Questa volta la pagherai, Bandito il Bus! Fermo lì! In nome della legge! Sei in arresto! È ora di rimettere le cose a posto e far uscire Buster di prigione! Esci, Buster! Sei innocente! E dentro ci va Bandito il Bus! Grazie, Scout! Sei una grande detective! Se non fosse stato per te, Buster, sarebbe ancora rinchiuso! Mi dispiace, Bus Bandito, ma te la sei cercata! Rubare è contro la legge! Ben fatto, Otis! Ciao, Bandito! Ehi, ciao, Buster! Cos'è quello? Un pallone da calcio! Oh, guarda, Buster! Tutti i tuoi amici sono in fila, pronti per giocare a calcio! E hanno bisogno di un altro giocatore! Fatti avanti, Buster! Sarà molto divertente! Calcio di inizio! Ah, troppo piano, Buster! CJ la vetoriera sta per tirare! Riuscirà Jessie Jeep a parare? Forza, Jessie, puoi farcela! Oh, c'eri quasi, ma... Gol! Bel tiro, CJ! Bel colpo di testa, Buster! Che colpo di piede, Scout! Ottima difesa, Digger!
Scout ha tirato la palla contro Digger. Scout sta avanzando per fare gol. Vai, Scout, ce la puoi fare! Nessuno riesce a placcarla. Gol! Così si fa, Scout. Jessie passa a Scout. Scout passa in avanti. Ottimo passaggio di Digger dritto verso Bandito. Oh, questo è stato poco sportivo, Bandito. Bandito sta per segnare. Jessie riuscirà a parare questa volta? Oh no! Jessie ha fatto scoppiare il pallone. Vuol dire che il gioco è finito. Oh, grazie al cielo. Otis ha una palla di scorta. Il gioco ricomincia. Ora l'atmosfera si sta scaldando. Buster sta correndo a fare gol. Oh no, Bandito il Bus ha spinto Buster. È fallo. Ottimo arbitraggio, Robin. Bandito ha ricevuto il cartellino rosso e Robin lo espelle. Questo è ciò che accade quando si gioca in modo scorretto. Ora Buster tirerà un calcio di rigore. Forza, Buster! Gol! Ce l'hai fatta, Buster! Avete vinto la partita e anche una bella coppa. È stato proprio divertente. Ehi, ciao, Buster! Oh, wow! Una palla da calcio! Guarda, è Scout! Vuole giocare! Bel passaggio, Buster! Bella mossa, Scout! Chi sta guidando lungo la strada? È Tony il furgone! Oh no, Buster, fai attenzione a dove tiri la palla! Stai attento, Tony! Ai, deve essere stato doloroso! Spero che Tony stia bene! Buster, devi essere più cauto! Occhio a quel chiodo! Oh no, ha bucato la gomma di Buster! Guarda, Scout! A Tony il furgone serve aiuto! So di chi abbiamo bisogno! Sì, Amber l'ambulanza! Ottimo lavoro, Scout! È sicuramente una giornata intensa! Spero che ti riprenderai presto, Tony! Oh, Buster, deve essere una cosa molto dolorosa! Non ti preoccupare, è stato solo un incidente! Tony è in buone mani e Amber tornerà presto! Buster, guarda! C'è Amber! Chiediamole di ripararti! Buster va verso il garage. Oh, wow! Tony sembra in gran forma. Buster sta per farsi cambiare la ruota. Tutto sistemato. Oh, Buster, gli incidenti capitano. Stai più attento la prossima volta. Bel passaggio, Buster. Oh, no, non di nuovo. Questa volta, Buster, sta più attento. Guarda a destra, guarda a sinistra. Ora sì che ci siamo. Ben fatto, Buster. Da questa parte, Buster. C'è Buster e anche Digger. Che grande castello di sabbia che avete costruito. È Sandy il gabbiano. Attenta, Sandy, non posarti sul castello di sabbia o lo... Oh, cielo. Poveri Digger e Buster. Vai via, Sandy, uccellino dispettoso. Cosa hai visto, Buster? È una formina rossa che spunta da terra. Chissà che forma ha. Ottimo lavoro, Digger. Triangolo, non è carino? E guarda, Sandy ha trovato una formina gialla. È un cerchio. Riesci a trovarne altre, Sandy? Eccone un'altra. Questa è blu. Presto, tirala fuori. È un quadrato. Ha quattro lati. Wow, ci sono così tante forme. Triangoli. Cerchi. Rettangoli. Esagoni. Sandy, aspetta! Aspetta un attimo. Credo che Buster abbia un'idea. Buster e Digger raccolgono le formine. Chissà cosa ci faranno. Le stanno impilando. Mi sa che stanno facendo una torre. Manca solo un altro pezzo in cima.
Così, Buster. Piano piano. Così, perfetto. Wow, Buster e Digger hanno fatto una torre con le forme. Che ottima idea. Ora possono tornare a costruire i castelli di sabbia. E guarda, Sandy ha un altro posto che non crolla su cui mettersi. Bel lavoro, Buster. Ciao, Buster. Ciao, Digger. Chissà cosa ha visto Buster. È un'area giochi. Oh, wow! Guarda, ci sono Scout e Digger che stanno facendo un ponte. Perfetto per Scout per passarci sopra. Cosa c'è laggiù? Penso sia una vasca con le palline. Sì! Dai, Buster, lo sai che ci vuoi andare. Wow! Bel salto, Buster! Oh, guarda! C'è Billy il bulldozer! Sta saltando sul tappeto elastico! Sembra si stia divertendo un sacco! Wow, Digger! Sei proprio bravo sulle parallele! Continua così! Chissà perché Billy sta spingendo tutte quelle formine morbide! Oh, solo per farci atterrare, Digger! Bell'atterraggio, Digger! Oh, Scout, sta attenta! Sembra difficile stare in equilibrio. Oh, wow, Scout! Sei una professionista! Pronti? Attenti? Via! Chi vincerà? È testa a testa! Scout arriva prima! Brava, Scout! Sarà per la prossima volta, Buster. Deve essere stato proprio divertente. Credo che Digger voglia giocare a nascondino. Ottima idea! Ok, Buster, comincia a contare mentre gli altri si nascondono. Oh, bella idea, Scout e Billy! Quello è un ottimo nascondiglio! Digger si sta nascondendo nella vasca delle palline e Billy in cima allo scivolo. Pronti o no, sto arrivando! Riesci a trovare i tuoi amici, Buster? Dove potrebbero essere? Lì no. Non preoccuparti, Buster, li troverai. Devi solo continuare a cercarli. Quello è Billy! Bell'avvistamento, Buster! Ne mancano solo due! Sembra divertente! Oh, ecco Scout! Ben fatto! Meno uno! Controlliamo la vasca delle palline! Oh, Digger! Ottimo nascondiglio! Che gioco fantastico! Buster stia di nuovo dormendo! Dove sei, Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli. Sembra un ottimo luogo per un'avventura. Vediamo cos'altro troverà Buster. Wow! Guarda quell'orsacchiotto. Guarda com'è grande. Sembra morbido e coccoloso. Ah, così, Buster. Fatti dare un forte abbraccio. Sembra proprio affettuoso. Oh no, Buster, cos'è quel rumore? È un gancio gigante. Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi. Buster, attento! Sta per prenderti! Dai, Buster! Era solo un brutto sogno. Guarda, c'è Scout! Sembra che Buster sia ancora un po' scosso. Ma non hai più niente di cui preoccuparti, Buster. Guarda, Buster, Scout ha qualcosa da farti vedere. Chissà cos'è. Oh no, è una macchinetta col gancio. Buster sembra spaventato. Scout non ne ha paura. Forse è divertente. Non preoccuparti, Buster. C'è Scout con te. Guarda, Buster, c'è l'orsacchiotto. Perché non provi a vincerlo? Dai, Buster, sii coraggioso. Puoi farcela. Ok, Buster, prendiamo l'orsacchiotto. Fai con calma. Così sembra vada bene. Ok, ecco che scende. L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto. Oh, è un piccolo pullman giallo! Questo giocattolo è proprio uguale a te, Buster! Questa cosa fa ridere Scout e Buster! Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio! Ehi, ciao, Buster! Che bella giornata per fare un giro! Non c'è nemmeno una nuvola in cielo! Buster passa sul ponte! Aspetta! Attento, Buster! C'è una crepa nel ponte! Oh, cielo! Il ponte è caduto! Che disastro! Senza il ponte nessuno può attraversare il fiume. Ma aspetta, basta
Buster ha visto qualcosa. Ci sono delle assi di legno e del nastro adesivo. Credo che Buster abbia un'idea. So cosa vuole fare. Guarda, Buster ha attaccato insieme le assi di legno. Ottimo lavoro. Oh oh, i pezzi di legno sono caduti. Credo proprio che così non funzionerà. Ma aspetta, quella chi è? È Katrina, la barca a vapore. Chissà se potrà essere d'aiuto. Forse insieme Katrina e Buster riusciranno ad aggiustare il ponte. Brava Katrina! Ora Buster può usare il legno per aggiustare il ponte. Oh oh, sembra che Terry il trattore voglia attraversare il fiume. Pare contrariato di dover aspettare. Non preoccuparti. Lavorando in squadra, Buster e Katrina potranno aggiustare il ponte alla svelta. Adesso Buster sta sistemando il ponte un pezzettino alla volta. Così sarà più resistente. Ops! Buster ha fatto cadere una delle assi del fiume. Ciò nonostante, sta facendo progressi. Ci siamo quasi. Il ponte è quasi completamente riparato. Ecco, l'ultimo pezzo. Ottimo lavoro. Ora Terry può attraversare il ponte in sicurezza. Bravissimi Buster e Katrina. Vero che è divertente lavorare in squadra. Grazie a loro, il ponte ora è come nuovo. Ciao Buster! Sembra proprio una calda giornata lì nel deserto. Wow! Guarda là davanti a te! C'è una grande montagna con del fumo che esce dalla cima. Cos'era? È Rita l'autosportiva! Sta accelerando verso la montagna fumosa. Penso che voglia fare una gara. Buster e Rita corrono insieme nel deserto a gran velocità. Rita è più veloce. Dai Buster, ce la puoi fare! Guarda, Buster sta usando quella rampa per raggiungere Rita. Iu, è stata una divertente corsa fino alla cima. Ma guarda, quella cos'è? Lava bollente. Credo sia un vulcano. Potrebbe eruttare in qualsiasi momento. Oh, oh, Buster, attento a quel masso. Oh no, è caduto nella lava. Iu, non è successo niente. Oh no! Credo che il vulcano stia eruttando! Presto ragazzi, scappate! Oh no! Ci sono delle palle di fuoco che vengono sparate dal vulcano! Attenti, sono bollenti! Oh no! Rita è bloccata nella sabbia! Buster è coraggioso e va ad aiutare la sua nuova amica! Ottimo lavoro, Buster! Ora, veloci, andate via! Veloci, veloci! Fiu, per un pelo! Ecco Ashley, il camion dei pompieri! Non sembra contenta. Dovrà spegnere tutti gli incendi. Buster e Rita non dicono niente. Non volevano scatenare il vulcano. L'hanno scampata bella. Ma Buster ha trovato una nuova amica. Ciao Buster! Ciao Rita! Guarda, è Jessie la Jeep! Ha una torta! Wow, sembra gustosa! Ma ecco che arriva Bandito il bus! Sembra abbia in mente qualcosa! Oh no! Sta mangiando la torta di Jessie! Non è affatto giusto! Povera Jessie! Ecco Buster il bus! Ed ecco Bandito, che sta guidando troppo veloce! Guarda! Buster è andato a giocare con Scout! Le ha regalato un pallone da calcio! Guarda come ci dà dentro, Scout! Guarda là! Diggly sta costruendo una torre colorata! Ma ecco che arriva Bandito! Chissà cosa vuole fare quel terribile bullo! Oh no! Ha fatto cadere la torre di Diggly! Bandito è un pericolo pubblico! Oh oh! Ha visto la palla di Scout! Ehi!
Bandito sta rubando il pallone. Che prepotente. Buster vuole fare qualcosa. La povera Scout è davvero sconvolta. Buster vuole aiutare la sua amica. Affronterà Bandito e gli farà restituire la palla. Non credo che Bandito ascolterà Buster. Infatti sta facendo il prepotente. Non è giusto. Ma aspetta, Jessie si è messa vicino a Buster. Anche Scout è arrivata ad aiutare. Sono tutti stufi di Bandito e dei suoi modi da bullo. C'è Otis, la macchina della polizia, che si sta gustando un gelato. Ups, Bandito è andato contro Otis. Otis sembra arrabbiato. Va a dare una lezione a Bandito per essere stato cattivo con tutti. Ora Buster, Scout e Jessie possono giocare a calcio in pace.